Guardate le mie spalle, siamo in zona Naviglia e stiamo seguendo una pattuglia di carabinieri, il cui compito oggi non è più quello di contrastare la malavita, ma far rispettare le regole antimovida. Signora, gentilmente la mascherina. Grazie. Non può consumare alcolici se non nei pressi del bar. Ah, non lo sapevo. Cosa ne pensi di tutte queste norme di sicurezza? Ma che siamo nell'Unione Sovietica, che ci vengono a controllare anche se beviamo? E non penso che sia una cosa corretta. Secondo me dovrebbero essere ancora più, cioè, restrittive. La tua mascherina dov'è? Io parlo, ma oggi in realtà ho dimenticato la mascherina. Tu qualche bacio braccio l'hai già dato? Purtroppo sì, non avrei dovuto, lo so benissimo, però è successo. Ci sono tanti furbetti in giro. Sì, a voglia. Secondo me non cambierà la situazione più di tanto, la gente dovrebbe nascondersi più che stare magari qua, andrà nei parchi nascosti a bere. Mi spiace per i ragazzi perché li hanno limitati in una maniera non consona all'età che hanno e a quello che hanno subito. Ha senso brindare con tutti questi morti? Sì, immagino di sì, nel senso che comunque la vita va avanti. Bisogna rispettare e a maggior ragione stare ancora più attenti, ma non per questo fermare la vita. Da Naviglia a Moscova sono queste alcune delle zone sensibili di Milano. Il sindaco ha detto che non ci si può più permettere gli assembramenti dello scorso weekend ed impone una nuova ordinanza che vieta l'esportazione di bevande alcoliche dopo le 19. Non stiamo facendo una caccia alle streghe, quindi non stiamo mettendo al bando il divertimento in città, stiamo chiedendo a tutti, sia agli esercenti che ai clienti e ai più giovani, un'assunzione di responsabilità per aiutarci ad attraversare questo periodo, che appunto speriamo sia il più breve possibile, senza fare passi indietro. Cosa ne pensi di questa disposizione del sindaco? Mi sembra una cavolata pazzesca, così penalizzeranno ancora di più i ristoratori. Lui dice: non voglio fare lo sceriffo. No, l'ha già fatto. Se abbiamo carabinieri, finanza, polizia e tutti a controllare, io capisco. Da un lato è giusto, dall'altro noi possiamo tirar giù le clare tutti. Non hai visto i Navigli così? No, questa è la prima volta in 10 anni che sono qui. La tristezza? Tanta, tanta tristezza e boh, anche forse paura del futuro, chi lo sa.